Signori, buongiorno anche a voi, ben ritrovati su Victoria 2. Eccoci ancora qui con la cara vecchia Spagna, carlista, con tutti i suoi problemi, tutti i suoi bei problemi, con 21 di infamia, le rivolte che sono all'ordine del giorno nel menu, nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, tipo, ma perché non abbiamo ancora avuto una rivolta oggi? Eccola qua, una rivolta oggi. E che dire, allora... la situation è più o meno stabilation così, però in verità fa veramente cagare, dobbiamo per forza migliorare anche capital ship, non prendiamo punti, potrei fare qualche soldatino in più, né? E vedere di raccimolare ancora qualche punto probabilmente. Problema è che noi sì, questo è il problema. Il problema è che noi, anche se la popolazione sta salendo, non abbiamo una gran popolazione. Che popolazione avrà l'Italia? Allora, per dire, andiamo nei centri grossi, tipo Roma. A Roma qua, dove cavolo che si vede? 400.000 persone. 184, 148, 95, 94, 406, cos'è? Torino, sì. Napoli forse anche ne avrà tante, no. 840. Solo così, io non so bene la popolazione italiana di questo periodo qua, ma mi sembra che ne abbiano leggermente più di noi, guardando le province così. Noi abbiamo delle province che hanno poca gente, 66, 91, 70, 46, si vede anche a occhio. In Italia ovunque vai c'è il doppio delle persone. A parte qua, in Puglia, ok. Senza la popolazione non si fanno i soldati, non si fanno i craftsmen. Quindi noi dobbiamo popolare, il problema è che la popolazione viene attirata dall'immigrazione e l'immigrazione viene attirata dalle riforme, oppure succedono queste cose qua a caso. E le riforme non possiamo rifarle perché nessuno dei nostri a quanto pare vuole aprire bocca perché si sente leggermente minacciato dal fatto. E preferisco ribellarsi, no? Piuttosto che... Guardate i socialisti quando spawneranno questi qua, che ridere che fa. Anche i Cristino Sli stanno continuando a venire su proprio incazzati come se non ci fosse un domani. Bella rottura di palle. Che vuol dire che io sarò costretto a passarla una di queste cazzo di riforme mettendo su i liberali. Io non voglio, sono il mio incubo, i liberali. Però entriamo nel mindset che c'è da farlo. Questo alla fin fine non è che ci dia molto di che, tranne quando poi la eliminiamo del tutto, allora l'immigrazione aumenta dell'1%, ma non è un granché. Quello che potrebbe far aumentare un pochino l'immigrazione di brutto, ce n'era qualcosa che faceva aumentare di un po' di più, o è sempre dell'1%, no, a me pare ci fosse uno che faceva aumentare un bel po', tipo ecco qua. Questo qua di poter fare le situe fa aumentare sempre di più. Questa è la democrazia più o meno così, gli piace proprio tantissimo. Anche cambiare modo di situare le robe. Le union trade un 1%. Il child labor sarebbe carino proprio. Ah, però così riusciamo a tirar fuori più roba. Fuori i bambini. Vabbè, oh. Che gli devo dire? Cioè, è questo che dobbiamo fare, dai. A un certo punto uno dovrà entrare qui e muoversi al diritto di voto. Non glielo voglio dare. No, poi diventiamo una cazzo di cosa. Comunque devo ponderare di fare un paio di riforme. Quella della slavery è ok. Ma poi loro vogliono i public meetings. E anche questo qua io... Ah, questo qua addirittura ti taglia. Ti taglia le gambe sopra il... il problema è che se metti questo, poi iniziano tutti a mettersi d'accordo. Potremmo anche pensarci di fare queste due qua. Dai. La mia. Metto su il governo liberale. Signori miei, è stato un piacere. Addio all'economia. Oddio mio. Ci uccideranno l'economia. Vabbè, vediamo cosa succede in diretta. Segno la croce. The Merit Law mi si è sbloccato, chiaramente, che era quello... Cosa che era questo qua? La Commissione di Ginevra la situiamo fra un po', magari. Bella però questa roba qua. Dov'è che... The Merit Law, cos'è che fa?
Moret Law ha dato la libertà agli schiavi in Porto Rico nati dopo il 1868. Schiavi che hanno servito nell'armata spagnola, schiavi per oltre 60 anni e schiavi che erano di proprietà del governo. È stata la prima di una serie di riforme per liberare le sorelle così Puerto Rico. Mi va anche bene. Questo però fa partire a tutti quelli che non sono spanish. Ah, là sopra ci dà della roba verde, cioè basta tutto. Ok, all pops in Puerto Rico è quello. Ok, facciamolo. Moret Law sono state situate. Dai, vediamo i soldi, sono contento, sono solo curioso di vedere quello. Oh no, madonna mia. Vabbè, dai. Poteva andare peggio, no? Cristo, Cristo, è tutto cappato qua. Le tariffe ti piacerebbe, invece non le metti, non siamo lo stipendio, cioè fondi all'esercito e si ritorna di lì. Tanto dormire rosso per un po', questo l'avevo già situato. Per piacere cercate di spingere per le riforme, per quello che le persone vogliono, vedete, non essere stronzi. E magicamente tutta la Upper House è diventata liberale. Oh, eccole là, eccole là. Buono, io dico che oggi daremo il Freedom of Rome. Vai così. Spero che tutti siano più contenti. Andiamo a vedere. Dai, aprimi. Però devo andare a che era Movement, sì. Sono recapito. Vediamo. 4.000. Guarda, guarda. Sta scendendo a bomba. Fa, oh, abbiamo guadagnato una cosa che non ce ne fregava a cazzo. Grandissimi, figa. Sì, bravissimi così. Cosa cazzo sta succedendo? Stoppa il 5, quindi vi vedete 105 o il mid state del Castillo. Ori Castellone, no, no, sì, 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 facciamo incazzare i ricchi che tanto sono tre gatti invece di fare incazzare i poveri che sono veramente tanti. E stiamo anche guadagnando qualcosa. Sembra assurdo, siamo anche scesi. L'America ha recuperato, andate a vedere. Sì, l'America ha recuperato i suoi bellissimi amici. Salve, United States. Non è come sembra, non vi abbiamo inchiappettato la California dopo tutto quello. Poteva andare anche peggio, United States, stai calmo, stai manzo. Buono. Vedremo questa ondata di liberalismo che abbiamo portato nel governo cosa farà. Adesso che sono arrivate le ferrovie al 3, possiamo rinnovare Madrid, che tutti qua di sé ammettiamo è una città vecchia. Però le strade in stile medievale anguste non è che gli danno certo una mano a sembrare meno vecchia. Quindi per implementare un nuovo sistema di trasporti moderno ed eliminare potenziali problemi sanitari, possiamo investire nel rinnovo di Madrid e far sì che questa città diventi degna di essere chiamata la capitale della Spagna. Prendiamo 75.000, guadagniamo 3 life rating, che sinceramente non so che impatto possano avere sulla cosa, ma population growth 0.1 e immigration attraction, quindi tanto, tanto di cappello a Madrid per questa cosa qua. Ora, il life rating dove cazzo si vede secondo voi qua? Perché una volta che siamo in quel menu qua io non saprei dove guardarlo. Però tant'è, sapete? Sti cazzi. So, abbiamo il baby boom e abbiamo anche il recent rebuild city. Non so bene il life rating che cosa si intende, però niente. Oh, però ancora che non possiamo fare cazzo di ferrovie in alcuni posti. A me questa roba qua dà veramente fastidio. Non posso neanche espandere queste per quale motivo? È vero che non si possono espandere, che abbiamo la lesser fair. Oh! Liberali bastardi, non si può mettere mano a niente. È vero, non si può mettere mano a niente. Ah, però noi, guardate, guarda, adesso ci pensiamo noi. Va bene, fate fobis allora. Madonna mia, vigliacchi, non si può mettere mano a niente con loro. Ecco perché. Vacca cane, che infamia. Dovremmo andare anche con le Navies a un certo punto. Ma sti cazzi delle Navies. Prossima ricerca la scelgo in base agli eventi che abbiamo, va. Comunque sembra stare a tenere un pochino tutta sta faccenda qua. A me serve più gente, serve più gente, più factories, persone. E non posso neanche, no, sei liberale, non puoi fare un cazzo neanche quella cosa qua. Grazie amici. Io non so che patto col diavolo è stato fatto qua, ma veramente questo è uno schifo. Cioè, l'impero ottomano è ancora in piedi totalmente, tranne per il Suez Canal, che è dei francesi.
Cioè io veramente, cioè l'hanno tenuto in piedi per metterlo in culo probabilmente alla Russia. E poi anche qui, che bei confini, cazzo, che bei confini. Ecco perché. E adesso abbiamo lo stretto francese. Cioè, per fortuna che io sono dall'altra parte del mondo e di francesi non ce ne sono al momento. Tranne sto schifo qua. Che poi anche lì. Andiamo a 66 divisioni a morire là sopra. Va bene, va bene. Bella, bella sta situa qua. E quindi l'impero ottomano cancro colera per questo motivo qua. Ecco perché è così in piedi. Ah no, non c'è più, è stato parato fuori comunque dall'Austria-Ungary. Noi non siamo troppo distanti dagli Stati Uniti e neanche dalla Russia. Perché la Russia non ha industria. L'Italia invece galoppa sopra la Francia come se non ci fosse. L'Italia galoppa sopra la Francia e la Francia è riuscita a inchiappettarsi su Suez. È orribile, è orribile. Io non so perché faccio soldati e perdo punti. No, ok, mi era morto un generale, ecco perché prima ho perso punti. Adesso stanno spawnando e stiamo risalendo. È una guerra per rimanere in piedi, né, comunque, per non annaspare giù dalla roba. Comunque è bello il liberalismo, sta funzionando da Dio, sta andando benissimo le nostre fabbriche. Vediamo. Africa, oh no, Africa Earthquake, cosa che ho letto? Arica Earthquake in Perù. Bene, per fortuna il Perù non è ancora nostro, immaginate se lo prendevamo e 2 giorni dopo gli veniva su un bel terremoto nella schiena. Sarebbe stato di un divertimento. E a me ha rotto veramente le palle l'America che cerca di infilarsi nel mio Californian Empire. Puoi per piacere andare a fare in culo. Com'è cordiale? Com'è cordiale? Scusami un attimo. The crisis opinion subito degli americani. Ma che cordiale, oh. Neutral e poi dopo si scende ancora potendo. Ma cacane. Americani tra le palle. Abbiamo fatto semi-automatization perché c'è un sacco di ricerche fighe che abbiamo già messo a scoperto. Io sto cercando di andare per la costruzione del canale di Panama. Dove scoprire i machine tools, le nitroglicerine e screw propelled streamers. Che questo è qua da qualche parte. Streamer automatico. E questo qua. Che sì, non è neanche negativo. Sì, boh, dai. Siamo capiti. Adesso si sale un po' con la marina per il semplice fatto che così dovremmo riuscire. Anche a fish production in più, anche perché noi lo importavamo un sacco il fish. Adesso no, adesso importiamo, vista la nostra industria, portiamo. Ah, importiamo il carbone. Il che mi fa pensare che forse non è neanche brutto mettere il più 10 qua di produzione del carbone o il mining output. Facciamo questo, ma poi facciamo anche pure quell'altro. Che secondo me, se no, qua. Ora è il momento di fastare con The Intellect of People. Quindi appena arriviamo al 4 dei soldati, che abbiamo più o meno un buon esercito, switcho questo qua e lo butto sul cercare di mettere al 4% tutti i posti che non abbiamo ancora al 4%. Dobbiamo stare sopra il 40 di sito qua, di literacy. Oh boys, è arrivato quel periodo dell'anno, c'è stato il dispaccio di Ems e i francesi hanno fatto la cazzata di dichiarare guerra ai tedeschi. Che adesso mi fa ridere. Comunque. L'IA ha un feticcio per costruire forti, secondo voi? Cioè, io non ho minimamente. Ma sono forse i tedeschi che hanno sto. Gli italiani no. Manco i francesi. I tedeschi hanno deciso di basare la loro economia sul mattone, a quanto pare. È imprendibile, è invincibile, cioè. No, abbassate. Abbassate. Cautiousness. Se me ne frega. Ah, devo dire che l'economia con la Lesser Fair, mordo la lingua, per ora sta andando bene. Secondo me è complice anche il fatto che abbiamo un sacco di roba nella nostra sfera qua che ci manda situ. La Perù-Bolivia per attaccarla sto aspettando che scenda sotto il 15, perché se ci sgamano subito non andiamo a 25 e poi inizia il casino, eh? Capite? La situation, quindi probabilmente sarà, non so, la prossima puntata oppure vedremo inizio adesso. E i tedeschi vogliono. Vanno per l'impero, quindi. GG. Secondo me la Francia esplode. Cioè. Andiamo a vederla, fa cagare sotto l'Italia. Guarda qua, 672, 73, 199, 60, 72 sta iniziando a scendere. Germania, intanto, è un cavallo al galoppo che secondo me supera gli inglesi. Ma tranquillamente li supera.
Noi dobbiamo farci gli affari nostri invece sopra il French Empire, il Trattato di Francoforte. Andiamo lato? Andiamo lato! Oh, noi siamo saliti a bomba con l'industria, guardate che roba. La fine dell'isolazione splendida degli inglesi, che ora è in guerra con Austro-Ungheria, Giappone, Russia, Svezia, Montenegro e Bulgaria e altre robe. Cavolo, avrei voluto leggere quell'evento là. Vediamo. Tre ora per la Germania. Va bene, i più purrà, i più purrà, i più purrà. Ce l'hanno fatta. Beh, non è che fosse difficile. La Francia era una merda. E hanno Suez. Va bene. Haiti fears were coming. No, non stiamo venendo. Quindi vediamo il German Empire se è salito di sito. Eh sì, eh sì, è andato su Cristo. La GFM è molto più strana. Cioè, non ha swingato tantissimo. L'Austria-Ungheria non conta un cazzo, secondo me la tritano. E che vedevo di... Allora noi ci facciamo gli affari nostri, fra un po' andiamo qua a sud. Non so se a fare puppet di quella roba qua. Ci puppettiamo tutto. Troppo... Quelle robe qua sono illeggibili. Le robe qua sono illeggibili. Non vuole che se noi li puppettiamo, libera gli altri. Però sapete cosa me ne frega? Ma a un certo punto faccia un po' quello che vuole. Questa guerra la farà Granada, Nuova Granada e l'impero del Brasile. Io non voglio mettersi piede là dentro. Anche la Nuova Spagna non si è ancora ripresa. Cioè, guardate, c'è 17 navi e i 33 uomini. Sta messa proprio come il verro. E il nostro impero sito qua non mi pare sia molto vivace a livello mentale, né? Devo andare a vedere qua. Americani sono lì. Quanto hai con gli americani? Sono tornati cordiali. Che coglioni. Diciamo che gli bannano l'ambasciata per un po'. E no. Uff. Meno per un po' stanno fuori da sta cazzo di California. E niente. Non so bene come si metterà qua con tutta sta faccenda della Francia stradebole. È un po'. Francia e Austria praticamente non esistono. L'Italia, volendo, potrebbe espandersi tranquillamente. Un'Italia, che non ho ancora capito perché non l'ha fatto, con un'alleanza con la Germania, se magnano l'Austria proprio in 4-3-4-8. Fosse la Germania, io mi prenderei subito la Boemia qua, che. Questo qua è oro che cola. Fammi vedere cos'è che c'è qua. Cioè, questo qua è il. La pentola di Coal dell'Europa. Cioè, di carbone, non lo so, fine, non lo so. Niente, ragazzi, volevo far partire, perché ho fatto tutte le ricerche per il canale di Panama, ma dobbiamo scoprire ancora la nitroglicerina. Cioè, noi abbiamo la ricerca, ma adesso deve poppare a culo la situa, e quindi per ora non si può fare assolutamente niente. Pace amen. Siamo arrivati al sesto posto, siamo risaliti tra le grandi potenze, abbiamo superato la Russia che le sta buscando tantissimo, quindi buon per noi, direi. La cosa che mi fa ridere e piangere allo stesso momento è che se guardate la nostra situazione qua generale, industrialmente, cioè noi abbiamo 77 punti e quello più sfigato dopo ne ha 388. E tutti gli altri sono solo più alti. L'Italia ha tipo 402. Io non so cosa dirgli, non so cosa fare, quindi facciamo silenzio e poi pestiamo. Ora io devo arrivare al 4% delle popolazioni intellettuali che voglio e poi inizierò a buttare fuori anche qui persone, inizierò a espandere un pochino cosa. Non posso lamentarmi della Lesser Fair per adesso perché ha fatto un ottimo lavoro per quello che è. Sto aspettando qua di far passare la campaign of public meetings, dopo me lo segno questo qua perché sennò me lo dimentico al prossimo giro. E prossima puntata 100%, ragazzi, si va per Bolivia, perché siamo al 14.4 e punto 14, quindi tant'è. Un saluto ragazzi, alla prossima.